Salve e benvenuti a una nuova puntata di Startup Pills, la rubrica dove daremo consigli e soluzioni per neoimprenditori che vogliono lanciare la propria idea di business. Io sono Xavier Russo, responsabile marketing presso EMA Group e Startup Mentor. In questa puntata vedremo quello che è Lean Canvas, un modello che è stato sviluppato da Ash Mauria sul modello del business model Canvas. Che riprende quello che è il metodo del Lean Startup con il libro che poi ha pubblicato Running Lean. Fondamentalmente Lean Model Canvas ha tre obiettivi principali. Il primo, come abbiamo detto, è quello di darsi delle linee guida rispetto alla propria attività imprenditoriale, quindi una volta che vengono raccolti i dati si fa fondamentalmente un riassunto di tutti i vari valori e quindi si può andare avanti nel proprio progetto in maniera ordinata e strutturata. Il secondo motivo per fare un Lean Model Canvas è quello di identificare e rimuovere tutte le attività che sono superflue, quindi quelle che non creano valore effettivo per la startup o che effettivamente sono troppo costose da poter portare avanti nei primi mesi di sviluppo. E il terzo obiettivo, forse quello principale, è proprio quello di identificare invece quali sono le aree che generano valore. In questo modo ci si può concentrare su tutti quei progetti, prodotti, materie prime, eccetera, che effettivamente sono importanti per generare valore per i propri clienti. Per fare un parallelo, questo non vale soltanto ovviamente per le startup, ma anche per le grosse aziende. Infatti, ad esempio, Apple fondamentalmente si basa sulle vendite di iPhone. Quindi, se effettivamente Apple riuscisse a chiudere tutti gli altri settori di business e vendesse sull'iPhone, comunque sarebbe un'azienda abbastanza florida che si reggerebbe tranquillamente sulle proprie gambe. Dopo questa brevissima introduzione sul Lean Model Canvas, andiamo effettivamente a vedere quello che è il modello. È strutturato in questi diversi riquadri che andremo più tardi a completare, ma in linea generale potete vedere che fondamentalmente ci sono due macro categorie. Sulla parte destra avremo tutte le variabili che fanno parte del mercato, quindi che sono delle variabili esterne rispetto alla propria azienda, rispetto alla propria startup. Sul lato sinistro, al contrario, abbiamo tutte le variabili che sono delle variabili di prodotto, quindi tutte le variabili che invece sono interne e quindi dipendono dalla nostra azienda. Nella costruzione del Lean Model Canvas si parte sempre dal problema. Nel riquadro del problema noi andiamo a scrivere quelli che sono i problemi che abbiamo identificato nella fase precedente, quindi quella della validazione, due o tre al massimo possono bastare, e questo naturalmente ci serve per avere un riquadro generale di quelli che sono i problemi che la nostra soluzione barra prodotto andrà a risolvere. Il problema numero uno, ad esempio, se io voglio creare una startup che è legata al mondo turistico, potrebbe essere effettivamente quella di trovare una guida turistica per un tour privato ovunque io mi trovi, quindi andavo a scrivere effettivamente questo problema all'interno. Naturalmente, allo stesso tempo, se io magari voglio creare quella che è una piattaforma, posso anche enunciare quelli che sono i problemi dell'altro segmento di utenti, quindi quelle che sono le guide turistiche. In questo caso, quindi, scriverò il fatto di per una guida turistica avere una piattaforma dove effettivamente raccogliere i propri turisti, raccogliere diciamo gli ordini in maniera semplice e veloce. E quindi magari anche riuscire in pochi secondi a gestire anche tutta la parte di fatturazione, oltre che appunto, come detto, la raccolta dei clienti. Dopo aver completato la parte che riguarda il problema, mi sposto nel secondo valore da completare, che è quello dei segmenti da clientela. In questo riquadro qui andrò a scrivere effettivamente, come abbiamo visto nella Startup Pills numero 1, quelli che sono i miei segmenti di clientela ideali fondamentalmente. Quindi nel primo caso ovviamente sono i miei turisti e ovviamente quando vado a scrivere i segmenti di clientela devo essere il più specifico possibile. Quindi una volta superata la validazione, come vi ho visto nel secondo video, io saprò effettivamente chi sono i turisti che sono effettivamente i miei clienti finali. Quindi potrei scrivere magari dei turisti giovani, quindi nel segmento dai 20 ai 35 anni. Una volta completato i segmenti di clientela, naturalmente vado anche a scrivere quelli che sono i clienti dall'altra parte. Quindi le guide turistiche, essendo una piattaforma, probabilmente anche in questo caso verterò verso delle guide turistiche un pochino più giovani, un pochino più smart. Una volta che io ho completato quelli che sono i miei segmenti di clientela, ovviamente posso andare a completare la soluzione. Quindi in questo riquadro qui io scriverò quella che è il mio prodotto, il mio servizio, quello che effettivamente vado a vendere sul mercato. Nell'esempio che abbiamo fatto qui, ovviamente sarà una piattaforma per unire appunto la domanda e offerta nel settore turistico. Una volta completata quella che è la soluzione, mi sposto nel riquadro centrale che è quello della Unique Value Proposition.
Quindi questo riquadro qui io andrò a scrivere quella che è la mia proposta di valore, diciamo il mio slogan, che effettivamente è un riassunto di quella che è la mia idea, la mia startup, ed è anche un icebreaker nel momento in cui io vado magari a presentarmi davanti a un investitore o comunque a persone che potrebbero essere interessate a acquisire quote della mia società. In questo caso, come abbiamo visto, l'esempio potrebbe appunto essere quello di connettere turisti giovani e smart, per poter in poco tempo trovare una guida turistica all'interno del paese che stanno visitando. Sempre all'interno di quello che è la Unique Value Proposition, abbiamo giunto al riquadro che è il concetto di alto livello. In questo caso si tratta sempre di una Unique Value Proposition, ma un pochino più riassunta, ed è fondamentalmente qualcosa che serve effettivamente in pochi secondi a spiegare quella che è la vostra startup. In questo caso, dato che è una piattaforma che collega fondamentalmente utenti e guide, potrei definirla come una sorta di TripAdvisor per le guide locali. Andiamo ora a vedere quello che è l'Unfair Advantage. L'Unfair Advantage fondamentalmente è il vantaggio competitivo che la nostra azienda ha rispetto a quello dei competitor. Questo vantaggio competitivo naturalmente deve essere un qualcosa di assolutamente strutturato e non copiabile da quelli che sono i competitor. In questo caso qui, nel momento in cui andremo a riempire il riquadro, possiamo inserire quelli che potrebbero essere dei vantaggi legali, come può essere un brevetto, potremmo inserire quelli che sono dei vantaggi a livello strutturale del prodotto, quindi se ho effettivamente creato qualcosa di nuovo, una nuova formula chimica, un qualcosa che è difficile per un competitor da copiare, o possono essere anche banalmente dei vantaggi a livello di team o di marketing, quindi se io ho delle personalità importanti all'interno del mio team, come può essere Chiara Ferragni per una startup di moda, piuttosto che appunto magari dei grant. Una volta definito quindi l'Unfair Advantage, andiamo a vedere quelli che invece sono i nostri canali di vendita, quindi come pensiamo di vendere il nostro prodotto barra servizio. Naturalmente nel caso di una piattaforma i canali saranno ovviamente principalmente il web, eventualmente potrebbero essere anche magari delle agenzie e poi ovviamente ci sono tutti i canali tradizionali che non si rivolgono al nostro caso, ma possono essere appunto negozi fisici, possono essere piattaforme social, eccetera, eccetera. Quindi tutti effettivamente i canali dove un utente può acquistare il nostro prodotto, il nostro servizio. Dopo aver visto quelli che sono i canali, andiamo a vedere quelle che sono invece le metriche chiave, quindi le metriche chiave che fanno parte di quello che è il mio successo fondamentalmente, quindi come io riesco a misurare quello che è il successo. Nel caso ovviamente di una piattaforma o di un'app, la maggior parte delle metriche chiave naturalmente riguarderà il numero di utenti che sono iscritti, il numero di transazioni che avvengono all'interno della piattaforma, ma naturalmente queste metriche possono essere anche le più disparate, quindi nel caso di un prodotto possono essere appunto il livello di fatturato. Sono tutte delle metriche che effettivamente aiutano a capire il business in che direzione sta andando. Dopodiché andiamo a riempire le ultime due riquadri, gli ultimi due riquadri di quella che è appunto il limbo del canvas, i flussi di fatturato e poi invece la struttura dei costi. Nei flussi di fatturato io vado a inserire quelli che sono tutti i miei flussi di ricavi fondamentalmente rispetto alle vendite che faccio e naturalmente dipendono da tutte le varie strutture, anche i canali che ho aperto. Nella struttura dei costi noi andremo a scrivere quelli che sono i nostri costi, naturalmente divisi in costi fissi e costi variabili. Una volta completato il limbo del canvas, io posso effettivamente fare un'analisi macro di come è strutturata la mia azienda, di quali sono quelle attività che effettivamente generano valore, e ovviamente posso andare a eliminare per quelle invece che sono superflue. Nel caso qui quindi abbiamo effettivamente una panoramica di quella che è una piattaforma web che unisce gli utenti che sono le guide e i turisti, posso analizzare il tutto e decidere anche come muovere per i prossimi passi per capire quali sono effettivamente le strategie di marketing che io posso adottare per raggiungere quei segmenti di clientela lì che voglio raggiungere e quindi andare a aumentare quello che è il mio fatturato decrementando quelli che possono essere i costi. Con questo è tutto, abbiamo visto effettivamente adesso come si costruisce quello che è il modo in canvas. A questo punto dovreste effettivamente avere un'idea macroscopica di quello che è il vostro business, quindi andare a capire anche quali sono le fasi successive per affrontare il mercato. E ci rivediamo nella prossima puntata dove invece andremo ad analizzare quella che è appunto la struttura dei costi e quindi come costruire un bilancio che possa avere senso nel momento in cui viene presentato agli investitori. Ci vediamo alla prossima puntata.